Domenica 26 maggio, undicesima edizione di Cuneo Photo Marathon, un concorso fotografico aperto a tutti. Quali sono le caratteristiche di questa edizione 2019? Allora, diciamo che la Cuneo Photo Marathon è uguale a quella degli anni scorsi, ormai è un format che abbiamo collaudato e che va bene. Praticamente dura 9 ore, iniziamo a mezzogiorno diamo i primi 3 temi e poi durante il giorno diamo altri 6 temi, 3 temi alle 15 e 3 temi alle 18. È una maratona fotografica aperta a tutti, a tutte le macchine fotografiche, perché si può utilizzare lo smartphone come la reflex o come una compatta, cioè qualunque tipo di device va bene. È una manifestazione che noi facciamo da molti anni e noi vogliamo che la gente viva la città, che la giri, che la scopra, perché spesso bisogna proprio cercare di scoprire piccoli particolari, piccoli angoli della città che il cuneese non conosce. Poi abbiamo anche molti iscritti che arrivano da fuori, quindi loro scoprono la città da turisti e a noi fa piacere perché abbiamo una bella città che è bene far scoprire. Dove si svolgerà l'undicesima edizione di Cuneo Photo Marathon? Si svolgerà a Cuneo, in piazza del municipio. La manifestazione partirà dalle ore 12 e terminerà alle ore 9, quindi 9 ore, 9 temi e 9 foto. Fra questi 9 temi, uno è stato svelato in anticipo e proprio sui social in questi giorni, e il tema è Al Parco in Bici, in collaborazione con il Parco Fluviale, uno dei nostri sponsor. La maratona si svolgerà nel seguente modo: i primi 3 temi verranno dati allo scoccare delle ore 12, i secondi temi allo scoccare delle ore 3 e gli ultimi 3 temi allo scoccare delle ore 18. Avete tempo tutto il giorno per realizzare i vostri scatti fotografici e potete poi caricarli mandandoli via mail, seguendo le istruzioni che vi daremo quel giorno. Per chi volesse maggiori informazioni, come può fare? Troverete tutte le istruzioni sul sito, che è www.cuneofotomarathon.it. Per potervi iscrivere lo potete fare dallo stesso sito, potete accedere dal sito. Tra l'altro quest'anno per la prima volta avremo anche delle convenzioni speciali per i dipendenti AMOS e i dipendenti dell'ospedale. Anche i ragazzi hanno uno sconto speciale, particolare, perché loro partecipano a una categoria speciale che è la categoria junior. Quindi cosa resta? Partecipate, vi divertite, sarà una giornata bellissima. Noi non vediamo l'ora di partire per la 11ª edizione e tra l'altro sottolineo che la nostra è la prima fotomarathon d'Italia, tutti gli altri ci hanno copiato.